In regione sono poche le strutture sociali in grado di accogliere e sostenere le persone con disabilità. L'appello per ottenere laboratori e servizi specifici dall'associazione Cielo e Terra. C'è bisogno di una diversa organizzazione, oltre che di fondi economici che anche il Molise ne ha a disposizione. Qual è il suo augurio? Noi abbiamo sperimentato, quindi parliamo con l'esperienza che stiamo facendo, che abbiamo iniziato dal 2011 e portiamo avanti a tutt'oggi. Quindi l'esperienza ci dice che un centro socio-educativo sul territorio che funziona, che lavora con persone diversamente abili, ma non solo, anche persone attualmente, la fascia delle persone in difficoltà si è molto ampliata, non ci sono solo persone diversamente abili, ma ci sono anche altre persone che soffrono per vari motivi. La società di oggi purtroppo è piena di sofferenza che non viene affrontata in maniera adeguata, persone che vengono lasciate sole. Allora, noi l'augurio nostro è che sul territorio ci siano più centri diurni, più servizi di questo genere che possa ospitare persone con difficoltà e creare proprio per loro dei laboratori, degli interventi validi che li possano aiutare a esprimere il loro disagio, la loro, in questo caso nostro, la loro disabilità. Non si lavora solo con le terapie, che quelle sono essenziali, ma le terapie farmacologiche, mediche, vanno affiancate anche da altri interventi che lavorano sulla persona, sull'anima, sul far star bene le persone e quindi sull'inclusione sociale, sul aiutarli a uscire dalle case. Così si fa un intervento completo, si aiutano le persone a stare meglio e si aiutano le famiglie ad affrontare questo problema, perché per le famiglie non è semplice. Noi lo stiamo vedendo adesso con questa pandemia in corso. Noi stiamo andando adesso a portare il nostro supporto morale nelle case dei nostri utenti,